Ragazzi, ben ritrovati. Adesso parleremo di antologia. Purtroppo ho avuto problemi con il programma che registra le video lezioni e ho dovuto impostare di nuovo il lavoro e quindi anche la forma di questa comunicazione sarà un po' più sintetica. Ho pensato a due video, ne farò soltanto uno un po' compattato. Per questo motivo vi presento subito direttamente le soluzioni senza spiegarvi, darvi la spiegazione del dove andare a trovare la risposta e ho esigenze di tempo, non posso fare altrimenti. Sono le 10 risposte che dovete correggere. Riguardo la decima, vi faccio notare che sono A, B, C, eccetera, sono le varie lettere, insomma, spero che non vi confondiate. Per controllare le risposte, stoppate il video così potete vedere se avete dato la risposta giusta o sbagliata. Appena controllato, fate ripartire il video. Va bene, io adesso continuo. Ah, un'altra cosa, una cosa. Guardate queste domande, guardate le vostre risposte e guardate quali sono giuste e quali sono sbagliate e datevi un punto per ogni risposta. In questo modo potete dare un voto alla vostra comprensione. Se sono 7 giuste su 10, è 7. Facciamo conto che tutte quante valgano 1. Quelle multiple vanno bene se più della metà degli inserimenti sono giusti. Facciamo così. Questo serve perché poi vi darò da fare un'altra attività su questo brano. Quindi mi raccomando, datevi un punteggio sulla base delle risposte giuste. È una forma di autovalutazione che è nel vostro interesse, quindi credo dobbiate essere interessati a fare questo. Adesso passiamo al brano e volevo un attimo soffermarmi su alcuni punti. Innanzitutto, vedete pagina 473, nella parte finale della colonna, dell'unica colonna. Leggo le ultime 3 righe. Una volta che era cominciata, potevo andare avanti per ore. Era vera quella cosa che aveva detto Lenny della forza. Parlare poteva sembrarti facile, ma non lo era. Era duro. Mi ero così robustito che avevo molta resistenza, eccetera, eccetera. E vi faccio notare come la passione porta Billy a non avvertire la fatica e a sostenere certi ritmi per tanto tempo. Questo comporta anche una sua trasformazione fisica perché il corpo si robustisce, diventa più resistente alla corsa, alla marcia e in tutto il resto, anche nel gestire le attività. Io faccio sport e devo dire che quando ho momenti in cui faccio poco sport ne sento, quando ne faccio tanto sto molto meglio e quindi sento pienamente, condivido pienamente quello che sostiene il testo. Sto già nella pagina successiva e mi soffermo sulla parte finale della colonna, della prima colonna, il punto in cui c'è scritto le ultime righe, terz'ultima riga, l'ho visto, il papà ha metto in piedi davanti alla porta. Qui una piccola annotazione di carattere formale, io ho visto magari mio padre oppure papà dritto in piedi. Il papà scritto così, francamente, non è molto fluido, non è molto lineare. Colonna che segue, le prime righe, ho pensato, adesso viene qui e mi uccide lui. Anche qui, da adesso fino a lui è un pensiero, e allora è opportuno che la punteggiatura in qualche modo lo evidenzi. Avrei preferito le virgolette alte, e ho pensato, senza la virgola, e poi tra virgolette, virgolette alte, da adesso fino a lui. Pagina successiva, parte finale della prima colonna, poi si è seduto di fronte a me, a tutti in maniera, di nuovo zitto. Tutte queste parole fino a mai più ripreso rivolgermi la parola, quindi la prima riga della colonna, per poco che c'è di destra, sempre di pagina 475. Qui c'è un meccanismo basato, potremmo dire, sulla violenza psicologica, anche se la mia è un po' forte come affermazione. Il padre ha una concezione rigida dell'educazione, della relazione padre-figlio ed è abituato a relazionarsi in
in modo deciso, netto, anche brusco. Non c'è amore di dialogo, non c'è quell'idea che l'altro possa essere una persona degna di rispetto per quello che pensa e che prova. Quindi un modo di vedere il rapporto padre-figlio anche un po' arcaico, antiquato, non in linea con i nostri tempi. Che però ricordo qualcosa che abbiamo già visto, questo modo, questa modalità rigida di intendere il rapporto padre-figlio, in particolare padre-figlia. Pensate al grande Vitale Montalcini, lì non c'è, non vediamo emergere la figura di un padre scontroso, però l'idea che il padre decida, che abbia la prima e l'ultima parola, l'idea c'è. Questo brano, di Benedetto, è ambientato, certo non siamo all'inizio del Novecento, non siamo neanche nei nostri giorni, mi sfugge la data in cui è ambientato. Sta di fatto che il padre ha modo di concepire il rapporto padre-figlio un po' all'antica. Andiamo a pagina 476, a metà pagina, faccio riferimento alle parole della prima colonna. Tua nonna, appunto, le figlie piccole a tutti. Queste parole, e accanto c'è anche l'immagine, la foto tratta dal film della simpatica bambina. Tua nonna, appunto, le femmine piccole a tutti. Vedete anche la punteggiatura, la struttura della frase, sono parole secche che da sole, senza il verbo, formano la frase. Il natore in questo caso ha voluto evidenziare queste parole con la punteggiatura. Tua nonna di femmine, qui si avverte in modo netta la percezione che il padre di Billy abbia del sesso femminile e quanta considerazione abbia, in realtà poca, delle donne che in quanto tali sono poco meritevoli di considerazioni. Qui ci colleghiamo sicuramente al primo brano visto su questa unità e la scarsa considerazione che hanno i ragazzi per le compagne, per le colleghe di studio che potrebbero organizzare una partita a basket con loro. Questa scarsa considerazione che emerge fin dall'inizio quando, adesso non ricordo i nomi, ragazzo e ragazze entrano nella stanza in cui ci sono i rappresentanti maschi e gli studenti. Emerge in quell'incontro l'atteggiamento di spocchia, di superiorità, di arroganza dell'uomo. Anche qui c'è qualcosa di analogo. Il padre, che è intanto maschio, non tiene in considerazione il sesso femminile, l'opinione delle donne, la loro figura, il loro ruolo, per lui non è meritevole di considerazione come maschi. E mi soffermo su questa sequenza dialogica che occupa un po' tutta l'uomo in fondo e si inizia con frasi più lunghe, interventi un po' più lunghi, che pian piano diventano sempre più brevi. Lo scambio di battute, di domanda e risposta, di risposte reciproche, diventa sempre più serrato, fino a quando non abbiamo una frase più corta della vita e a volte soltanto singole parole, risposte di un solo elemento. Vedete le ultime battute, sto circa 10 minuti dalla fine, lo sai benissimo cosa c'è di male. No, non lo so, lo sai, no, sì, lo sai, no, non lo so. Quest'ultimo punto, quel punto esclamativo. C'è lì che adesso questo contesto riesce a cacciare quella storta, quel carattere, quella grinta che in presenza della miss, della sua maestra di ballo, non è riuscito a tirare fuori. Bene, si è toccato un qualcosa che personalmente lo coinvolge e non riesce a tenere la testa bassa. Poiché si sente toccato in qualcosa che per lui è importante e ha la chiara percezione che non ha fatto niente di male, perché in questo video non ha fatto niente di male, riesce a tirare fuori quella grinta, quel storto, quel carattere,
che è un po' anche una conseguenza del suo costante allenamento fisico. Intendo dire questo, quindi con l'allenamento fisico costante rinforza il proprio corpo, il fisico, che diventa più muscoloso, più resistente. D'altra parte anche il suo carattere beneficia in positivo, perché carattere si struttura, diventa più forte, quindi riesce a fare una cosa, certo non la fa subito, nell'immediato, appena il padre lo scopre in palestra, ma lo fa in fondo subito dopo e risponde al padre, che evidentemente è anche un po' spiazzato. Vi faccio andare poi la colonna di destra di questa pagina, in cui il dialogo non c'è più e ci sono le riflessioni di Billy sulle considerazioni, sequenza riflessiva. Leggo con voi le ultime parole dalla decima riga, dal Machista, oggetto questa parte anche di uno degli esercizi. Ma chissà se diventerò allenatore? Magari no. E se anche lo diventassi, che differenza farebbe? Perché non vuoi ballare? Perché nessuno l'ha mai fatto prima? Ecco perché. Ma se comincio a farlo, non sarà più un problema, perché avrò cominciato io. Mi fermo qui. Vi faccio notare innanzitutto la presenza del ma, quindi con un'opposizione tra una situazione assodata e la volontà di Billy di cambiare qualcosa. Fare una scelta non implica necessariamente delle conseguenze. Billy può essere minatore, ma può anche fare il ballerino. E Billy è una figura, non solo lui, che decide di fare una cosa, di non adeguarsi, di non adattarsi, di non omologarsi. Queste parole le ho già viste negli ultimi giorni, ieri. Non ricordo se in un elaborato scritto di uno di voi o nell'intervento su WhatsApp scritto ieri mattina, ieri giornata, omologarsi, adeguarsi alla massa. In realtà è un concetto che abbiamo già visto in altri contesti, anche prettamente scolastici, ed è qualcosa emerso con la figura, con l'analisi della figura di Rita Levi Montalcini. Rita, quando sente dentro di sé quella che è la sua vocazione, la propria vocazione, fa una scelta. La scelta significa anche andare controcorrente, contro la consuetudine, ma Rita non si arrende, con determinazione, rispettando i ruoli, fa una scelta, una richiesta specifica al padre, che nella, possiamo dire, durezza, tra virgolette, quella del tempo, del rapporto padre-figlio, in cui la figlia deve sottostare alle scelte, in questo contesto riesce ad avere il buon senso, la lucidità di accettare questa scelta, e per fortuna l'ha fatto. Sapete tutti Rita cosa ha dato al mondo, e Billy non è stato da meno con questa sua scelta, e queste due figure ci hanno insegnato, ci insegnano che noi possiamo, anzi, dobbiamo seguire i nostri sogni nel rispetto di noi stessi, perché non inseguire il proprio sogno, che è a portata di mano, comunque raggiungibile, significa fare una violenza a se stessi, mancare rispetto a se stessi, ma fare questo deve essere fatto anche nel rispetto degli altri. Dove finisce il nostro libero arbitrio, cioè la nostra libertà, e dove inizia la libertà degli altri? Cioè, mi formulo la frase, dove finisce il nostro libero arbitrio? Uso queste immagini. Noi dobbiamo immaginarci come delle sfere. Nella nostra sfera possiamo fare quello che vogliamo, perché non intacchiamo gli altri. Nel momento in cui la nostra sfera va a toccare la sfera di un'altra persona, ecco che stiamo intaccando la sua libertà. Noi possiamo avere delle idee, possiamo fare delle scelte, ma dobbiamo sempre fare in modo che queste scelte, queste idee, le nostre parole, i nostri gesti, non intacchino la libertà altrui. Perché in questo caso faremo un errore.
Mi definirei qui, più o meno tutto quello che devo dire, più o meno qualcosa per dire un'altra persona. Ci aggiorniamo. Ciao.